Ciao ragazzi, qui l'Alex, bentornati sul mio canale ed eccomi qui ragazzi oggi con un nuovo episodio su 7 Days to Die. Qui con me c'è sempre Morse Gamer, bentornati. E ragazzi, oggi faremo una cosa veramente spettacolare, raga, episodio unico. Andremo raga a esplorare, a finire di esplorare la cittadina dove appunto siamo adesso. Come ben vedete, il rifugio ha subito veramente un upgrade, infatti è decorato molto di più con piante, quadri, torce, eccetera. E abbiamo anche qualche, appunto, una chest in più. Vedete che qui ragazzi abbiamo tantissime cose perché off camera abbiamo appunto esplorato tantissimo. E appunto ragazzi abbiamo, cioè almeno io ho questa ragazzi, la torcia elettrica, ne ho ben tre. E come ben vedete ragazzi qua ho il mitra, l'SMG e come ben avete visto anche nello scorso episodio la pistola. Però raga abbiamo tutto scarico e abbiamo un sacco di acqua potabile. Come ben vedete abbiamo una marea di bottiglie d'acqua. Perché bro, dillo tu. Abbiamo trovato in pratica una piscina, la Esatto. casa, la piscina. Esatto, praticamente abbiamo trovato magari un'abitazione, una villetta, esatto, con una piscina. E raga, lì abbiamo fatto un rifornimento incredibile. Comunque, raga, in questo episodio esploreremo. Prima di andare, volevo farvi vedere anche questo nuovo progetto che abbiamo iniziato, ovvero questa cisterna. Che se voi ci salite, ragazzi, contiene una stanza di salvataggio. Come vedete, una piccola stanza. Qua, vabbè, manca una pianta, ma dovremmo aggiungerla in seguito. E se salite qua, ragazzi, c'è un punto di cecchinaggio veramente spettacolare. Come vedete, raga, qua vedete tutto. Quindi un giorno che magari abbiamo un cecchino, raga, qua veramente ci divertiamo come i matti quando ci sono tipo le orde, quelle cose là. Allora, noi, raga, abbiamo esplorato tipo un teatro, se ricordi, bro, off camera. Come ti ricordi, il teatro? Sì. Ah, Ok. ok. E niente, raga, vediamo cosa ci manca. Il teatro è quello lì, quello in fondo lì. E boh, vediamo cosa ci manca da esplorare. Ah, raga, tra l'altro non vi ho Wow. fatto vedere il mio equipaggiamento. Parte di magnum. Sono un cazzo di carro armato. Quella stazione l'abbiamo esplorata? Mi sa di Non lo no. so, no. Mi sa tanto di no, ragazzi. Quindi andiamo a provare. Tanto anche questa casetta mi sa che non l'abbiamo ancora esplorata. No, non l'abbiamo esplorato, infatti, ci sono, ragazzi, le porte chiuse. Quindi, raga, iniziamo a spaccare Andatevi a tutto. vedere. Sì, queste porte qua, sì. Ok, vai, 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 spacchiamo tutto. Vai. Ok. Vediamo un po' cosa c'è, ragazzi, qua di interessante. Scatoloni, vediamo un po', raga, cosa possiamo. Una torta! Buono. Veramente, ragazzi, molto molto buono. Ce la mettiamo qui. Qui non c'è nulla. Qui c'è un distributore, però abbiamo. Ah no, non è un distributore. Una bottiglietta vuota ed è la birra. Che non berrò mai più perché, raga, ti fa solo ubriacare e basta. Ah, ok. 28 monete, buono. 28 dollari. Qua non c'è niente. Allora, facciamo un Apriamo. bagno, una porta da bagno. Un po' d'acqua, buono, raga. E una bottiglietta. Queste qua, ragazzi, tutte queste bottiglie, come ben vedete, ne ho 16. Le riempirò con la piscina che vi ho detto. Poi, raga, ve la faccio anche vedere. Ok, ci siamo ricongiunti. Curioso. Ci siamo ricongiunti praticamente. Da. Allora, vediamo un po' qua. Altre bottiglie vuote. Raga, praticamente l'acqua ormai non è più un problema per noi. Questo è più che Infinita. appurato, esatto. Praticamente abbiamo acqua infinita. E la cosa che ci preoccupa, appunto, raga, è il cibo. Perché appunto non abbiamo modo di coltivare niente. Perché appunto qua intorno non c'è niente tranne qualche pannocchia che possiamo cuocere, però non è che sia tanto, cioè non è che sia granché, insomma. Qua vediamo, posso prendere, ah, posso prendere, ragazzi, dell'acqua. Poi sinceramente non spendo i soldi per l'acqua che ce n'ho tantissima. Ok, bro, direi che possiamo anche uscire. Il Il cimitero cimitero anche anche l'hai l'hai visto? visto? Dove? Oh, Qua. dopo, aspetta, dopo ci andiamo, bro. Esploriamo questa casetta. Vediamo se c'è qualcosa di utile. Barboni. Barboni.
Allora buoni piume. C'è niente. Niente raga, non c'è un cacchio qua dentro. Perfetto, andiamo raga al cimitero. Almeno credo sia un cimitero. Dovrebbe. Esatto, dovrebbe. Il problema è trovare l'ingresso anche. Oh raga, ecco, queste sono le pannocchie che io raccolgo, perché sono utili. Là ce ne sono altre tre che vado a prendere, sinceramente. E il cibo, raga, ci serve. Una, due e tre. Perfetto. Dov'è l'entrata, bro? Boh. Sottoterra. Merda, penso che eri tu invece uno zombie questo. Occhio. Chi era zombie? Questo qua. Qua siamo una pala, facciamo le porcate. Esatto. Si deve prendere il cadavere. Bisogna dare quello che ti dico. Invece è la più grossa. Inizio a scavare. Ti sono un attimo combattendo con uno zombie. Ok. Perfetto, questo è morto. Cosa c'ha? Cos'è sta roba? Ah, dei pantaloni. Ah, li prendo. Ok. Dove sei? Questo qua. Ah. Qua c'è l'ingresso, ragazzi. Io vorrei entrare in questa catacomba. Raga, io provo a scavare sulla tomba, perché ho la pala, come ben vedete. Vediamo se... se c'è un cadavere sotto. Devi scavare un parecchio in fondo. Oh, c'è veramente la bara, non ci credo. Sì. Raga, c'è la... ci sono veramente le bare, ma è uno spettacolo. Le puoi aprire, immagino. Credo di sì. Vieni a vedere. Faccio anche una pala. Sta barra è vuota, non c'è niente dentro. Perfetto ragazzi, qua boh, vabbè, io vedo se c'è qualcosa di più interessante, tipo questo, ecco, tipo questo. Bro, qua c'è una tomba chiusa con delle sbarre, c'è un cadavere e una bara. Anche sto rompendo. Cane, cane, c'è un cane. Dove? Occhio bro, occhio bro, c'è un cane fuori dal recinto. Sta entrando, sta entrando. Mi sono salito qua sopra. Sali pure tu, bro. Eccolo, occhio. Sali qua, sali qua. Ok, cane di merda. Minchia, raga, che brutta situazione, non so. Quanti cani sono? Guarda. Fuori. Oh merda. Finché siamo qua sopra siamo al sicuro. Bro, cosa facciamo? Aspettiamo là. Ah, tanto manca un'ora. Però non penso se ne vadano, Spero, e se provo tipo a andare lì sopra, non credo ce la faccio. No. Provo, dai. Vai. Sì! Ora consigli? Potrei fare parkour fino... Aiuto! Cazzo! Raga, mi sento Ezio Auditore! Merda! Ok. Mamma mia, raga, mi fa una pippa Ezio Auditore, altro che... Mi vedi? Sì, sono sul tetto qua! Sì, dall'altra parte sono andato. Posso fare una pazzia, posso andare a chiudere il cancello principale. Con boh, un cubo di metallo, un cubo di legno, qualcosa del genere. Vediamo ragazzi se riesco, Allora. Beh, eccoli qua. Ne crafto un po'. Ah, non ho più legno, merda. Bro, riesci a craftarmi due cubi di legno? Ok, grazie mille. Prendili. Presi, li ho presi.
Ok, provo ad andare, eh. Il cane qua sotto la bara, qua sotto la casetta, dentro la casetta. Ah, devo vedere dov'è l'entrata. Dove si trova? Dov'era l'entrata? Ah, eccola qua. Ok, raga, procediamo a... Bastardo, guardalo. Fatto. Chiuso. Dovremmo essere al sicuro. Vado, raga, l'inventiva che ho io. Merda, ma è dentro il cane. Sì. Allora apriamo l'altra, vieni qua. Apriamo quest'altra qua. Ok, ragazzi, ormai ci siamo. È quasi appunto finito. Ok. Spacchiamo la pietra qua che è più veloce, va. Forza giovine! Mano alla picca. Ok, ragazzi, ci siamo. Perfetto. Che c'è qui? Una colla. Il cadavere invece. Un pezzo della 44 Magnum, il manico. Ragazzi, l'ho trovato. Ci manca solo un pezzo e poi possiamo costruire la 44 Ah, c'è anche una cassaforte, oh. Ok, ragazzi, ormai ci siamo. E scopriremo cosa si nasconde qua dentro. Cos'è? Pistol, barrel e shotgun short stock. Ragazzi, due parti di armi, perfetto. Ok, raga, direi che possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti di questo cimitero. Io qua spaccherei sto albero gigante perché mi serve un po' di legna, perché l'ho finita. E niente. Bro, tu inizia ad andare fuori a esplorare qualcos'altro. Io dopo questo vado un attimo alla base perché devo posare della roba. Ragazzi, siamo tornati a casa, abbiamo posato la roba, ma c'è un cane fuori che è entrato nel nostro rifugio. Ed è fuori qui che ci... Merda. Ah, bro, lo facciamo entrare e lo massacriamo di mazzate con la picozza. Con l'ascia. Pronto? Aspetta, che ce l'ho. Ho anche la mazza chiodata. Usa la mazza chiodata. Perfetto. Pronto? Sì. Vai! Entra, bastardo, dove sei? Ecco qua. Arriva. Entra, bastardo. Ecco. Occhio. Merda. Quanti sono? Sono un casino. Merda, sali. Sali, cazzo. Raga, mi sono salvato. Non ci posso credere. Mamma mia, ragazzi. Sono infetto. Mangio questa e guarisco. Stronzi. Ok, raga, ho mangiato un po' di pastiglie in modo tale che recupero vita. Ok, ragazzi, siamo riparati sopra la cisterna del nostro rifugio. Non sappiamo da dove sono entrati i cani, perché sinceramente, guarda quel bastardo, ancora lì, eh. Sto infame. Cosa sta facendo quello lì? Allora, raga, vediamo se riusciamo a cecchinarli dall'arco. Mi sono fatto 12 frecce. Vediamo se riusciamo a fargli qualcosa. Sì, però sta fermo sto cane di merda, buggatissimo. Guardalo. Fanculizzati, brutto stronzo. Funke è un bastardo pezzo di merda, il cane. Uno è morto. Trofeo guadagnato. Stai fermo, brutto infame. Stai fermo. Dai, passa. Oh, morto. Per libera. Ok, ragazzi, li abbiamo uccisi. Ci abbiamo fatta. Andiamo. In teoria se le squaglio sti qua dovrebbero darmi la pelle. Vediamo un po' se è vero. Infatti, pelle. La carne è marcia, però. Infatti bisogna buttarla. Vai. Grasso animale, altra pelle. Ok.
Ancora! Ancora! No, no, no! Ma quanti fungo? Ma da dove? Allora sei stronzo. Ok, raga, l'ho chiuso uno dentro, l'ho chiuso uno dentro la stanza. Merda, corri, 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 corri tantissimo. Mi hai seguito? Raga, non capiamo da dove entrano sti infami. Meno male che abbiamo i tetti, perché non capiamo da dove entrano. Guardalo. Ok, un altro è morto. No, raga, cioè, o spawnano dentro, ma cioè non possono essere entrati da dalle mura, eccolo qua. Stai fermo, cane di merda, stai fermo. Fatto fuori. Niente, raga, un episodio un po' così. Volevamo esplorare un po' di più, ma abbiamo avuto questo contrattempo dei cani. Dobbiamo cercare la falla nel sistema. No, ma non c'è spazio, l'ho detto, cioè, non posso essere entrati da nessuna parte, è tutto chiuso. Raga, qua non possono entrare. Da qua, da qua. Ma va, non ci passa un cane da qua. I cani scavano. Ma va, ma non credo. E poi c'era già sto buco, eh. Da qua, eccolo. Da dove? Bastardi! Merda, è entrato! Bro! Sono morto. Ok, ragazzi, l'ho respawnato. Tra l'altro non ho perso niente, quindi tranquillo. Ho perso solo l'ascia e l'arco. Però posso ricraftarmeli senza problemi. Tra l'altro adesso, ragazzi, mi chiudo un attimo perché devo craftarmi la appunto l'arco. Ragazzi, sti cani sono un problema, sti qua sono proprio dei bastardi. Ok, ragazzi, sono riuscito, vediamo se tra l'altro. Raga, fatemi costruire un benedetto cubo che devo mettere lì. Maledetti. Oh, i funghi sono cresciuti, li avete visti? Sì. Ok, ragazzi. Diciamo che appunto questo episodio è stato un po' così, raga, perché appunto abbiamo avuto quei contrattempi e ci dispiace, insomma. Però ragazzi, sti cazzi, non mi frega niente, verrà un episodio più lungo del previsto, raga, ma noi esploreremo lo stesso. Ah! Credevate che non esploravamo, eh? Ok, ragazzi, usciamo, esploriamo, continuiamo a esplorare un pochino, perché in questo episodio appunto vi ho tagliato il più possibile la parte dei cani, raga, quindi abbiamo avuto un grande problema con i cani, abbiamo riparato la base perché c'erano dei buchi, probabilmente i cani hanno scavato notte. Ah, infatti ho sentito. Dicevo, hanno scavato e hanno, raga, trovato il modo di entrare, però comunque siamo riusciti a gestire la situazione e a ucciderli. Bro, dove sei tu adesso in questo momento? Sono un po' più avanti, che sto prendendo un po' di fibre, Ah, sei già fuori? Sì. Ah, ok, perfetto. Raga, tra l'altro, intanto che Morx prende... Ah, non c'è la... Pensavo ci fosse un rifornimento. Evidentemente mi sbagliavo. No, raga, non c'è un rifornimento. Ah, vi faccio vedere dove prendiamo l'acqua, intanto che lui fa lì. Praticamente quella villa là in fondo, questa qui, c'ha una piscina incredibile. E anche un bagno con una vasca e anche un pozzo fuori. Quindi, raga, c'ha veramente tantissima acqua. Adesso vi faccio vedere. Merda, zombie, incredibile. Occhio, ok. Ecco, raga, qua prendiamo l'acqua. Vedete che è pieno d'acqua. Anche qui c'è un po' tipo un pozzo. E, raga, da qua prendiamo l'acqua. Infatti prendo adesso le 25 bottiglie vuote che ho e ci riempio l'acqua. Perfetto. Poi questa la bollisco. Pazzesco. Esatto. Ma sta puttana di merda, mi fai mettere a posto l'inventario? Ok, via ragazzi da qua. Ovviamente questa villa l'abbiamo off camera. Porca puttana! Cosa c'è? Mi hanno un attimo rinchiuso nella villetta. Slalom. Ok. Ma che zombie?
Eh sì, raga, andiamo verso ovest, dove c'era appunto questo qua che era il teatro, e vediamo se c'è qualcosa, se, se Mork smette di fare il coglione. Aspetta che c'è anche questa casa qua, raga, che non l'abbiamo esplorata. Quindi inizia a spaccare tutto incredibilmente. Vai, 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 vai. Ok. Che casa sei? Sono in questo. Ah, Tudu. Allora, madonna, quanto è claustrofobica sta casa. C'è un cadavere. Questo ragazzo. No, non c'è niente. Ok. C'è un frigo. Del frigo c'è. C'è un cacchio. Che cos'ha? Ok, qua dentro cosa c'è? Niente. Cesso. Niente. Sento uno zombie. È sopra. Non c'è andare. È pericoloso. Magari c'è qualcosa sopra. Merda, raga. Non si vede niente qua se non uso la torcia. Vai. Cosa? Oh! Che cazzo è? Sei scemo, non c'è niente. Ma tu sei scemo. Tu sei un pirla. Ma dove lo zombie? Solo tu lo vedi lo zombie, non c'è. È dietro questa porta. E tu urli, figa, devi ancora aprirla. Ok, vai. Raga, hashtag Mork spazzo. Buona questa casa. Ma l'abbiamo già esplorata, perché è aperta. Ma questo non è il posto dove ci eravamo barricati. No, mi sono sbagliato. No, è uguale. Sì, è questo. No, è impossibile. No, no, guarda che era in periferia quella, eh. Non eravamo in città. È uguale la casa. Qua c'è uno zaino, ragazzi. Bottiglie vuote. Perfetto. Qua c'è una libreria. Vediamo se c'è qualunque libro. Niente. Qui c'è una lattina. Dell'olio. Ok. Ottimo. Niente, raga, per questa direi che l'abbiamo esplorata alla grande. Ah, c'è anche quella da vedere, è vero, quella parte lì. Qua c'è un sacco. Qua c'è luce, raga, quindi non la uso. Andiamo un po'. Ok, qua non c'è niente. Qui. Raga, sti cosi qua li smonto, perché tanto. Cioè, voglio dire. Anche questo. Però qua. Un cervo! Però c'è un cervo buggato, lo sto inculando! Vai! No, bro, che cazzo! Attiri gli zombie così! Uh-huh. Ottimo, raga, abbiamo ucciso un cervo. Che non so cosa ci faceva qui, ma vabbè. Aia! Raga, l'osso lo butto perché mi occupa solo spazio. Oh, mi ha dato 3 di carne, eh? Quella casetta qua davanti, non ci siamo ancora stati. Quanta nebbia c'è? Mi stanno odorando, perché? Ah, perché c'è la carne. Vabbè. Mangialo. Occhio che c'è qualcuno, mi sa, qua dentro, eh. Non c'è nessuno. Mamma mia, ragazzi. Qua cosa c'è di bello? Niente. Qua neanche. C'è un forno. C'è questo. Lamp of coal. Che va bene, va bene. No, no, no. Dovrebbe essere carbonella in teoria. Ok, qua c'è un cestino, raga. Tessuto e colla. Ok, la colla devo ancora capire a cosa ci serve. Cioè, cosa ci potrebbe servire. Raga, spacchiamo qui. Ok.
senza delle frecce. C'è niente qua dentro. Prendiamo da lei di questo sito. Queste non so cosa siano. Le smonto. Ok. Raga, un'ispezione molto... una felpa, buono. Molto accurata. Vediamo un po'. Tu sei sopra? Sì. Sto spaccando qua, c'è una camera da letto. Ok. Ragazzi, ho trovato... buono, ho trovato il calcio del fucile a pompa che mi mancava. Abbiamo fatto. Sopra cosa c'è? Gli armadi. Gli armadi, gli armadietti. Ho capito! Ok, delle piume. Qua non è controllato però, La molte cose non le prendo. Ci sono degli altri pantaloni, non li prendo. Però c'hanno le piume. Ok ragazzi, abbiamo esplorato anche questa casetta, quindi procediamo. Là c'è una rovina. Andiamo a vedere, sono curioso. C'è una casa in rovina più avanti. Ok ragazzi, andiamo. C'è anche un negozio. No, non è un negozio, c'è tipo una casa con un balcone. Raga, ma non è un grosso. Ok ragazzi, qua c'è una porta di ferro. Strano per una rovina così. Vediamo, sono curioso. La casa è rovina. Questa qua. Ok. È tipo un negozio. Tipo, sì, è un negozio cittadino. Qui sono $12. Carta, vabbè, sti cosi non li prendo. Cioè, magari prendo solo questi qua, lo smonto in questo modo e basta. Bottiglia d'acqua, ragazzi, buono. E bottiglie vuote. Qua, ragazzi, c'è un distributore che tra l'altro potrei prendermi qualcosa. C'è del caffè, il tè rosso. Ragazzi, mi prendo il tè rosso. Ok, fatto. Tra l'altro ragazzi, ci ha consigliato anche un mio iscritto di prendere le cose con i soldi, quindi grazie, perché sinceramente non avevo capito che quelli erano soldi. E l'ho capito dopo. Perfetto. Qua c'è ancora una porta barricata tantissimo, di sotto. Forse per nascondere, per non far uscire qualcosa. Può essere, quindi occhio. Vabbè raga, la torcia non la uso, è abbastanza illuminato qua dentro. Guarda che figo tutto. Minchia bro, vieni a vedere che figata sto posto. Sembra tipo una postazione da cecchino della seconda guerra mondiale. Ti metti qua col cecchino. Fighissimo. Ci sta sì. Cos'è sta roba? Boh, lo smonto. Nel dubbio lo smonto. Tra l'altro raga, posso farmi delle frecce? Perché io vorrei farmi delle frecce. Sì, posso farle, però quante? Due. Va bene. Ok. Meglio di niente, ragazzi. Allora, direi raga che tra poco possiamo anche tornarci a casa. Sì. Perché comunque l'ispezione è andata molto bene. Abbiamo preso tanta roba. È mattina. È buono. Vorrei rompere la porta che era di sotto. Infatti è quello che sto facendo io. Raga, mi preoccupa un po' sta porta. No, in realtà è bello illuminato dentro. Zombie? No. Vai, vediamo un po' che c'è. Oh! C'è raga una cassa d'armi qui. Ok ragazzi, manca poco. Speriamo di trovare qualcosa di sostanzioso all'interno. Vediamo un po', Ok. Ok. Buono.
Ragazzi, c'è una pistola, 10 colpi di pistola e delle delle parti di armi un po' in generale. Appendo la pistola, ovviamente. Tra l'altro, questa sì, me la tengo, non la butto. Però raga, non c'ho più spazio, che cazzo? Ah, prendo i colpi della pistola. Tutte ste robe, raga, le ho, non lo so. Porca miseria, non lo so. Vabbè, questo qua ce l'ho, quindi questo qua, raga, potrei sinceramente smontarlo, perché ce l'ho. Shotgun stock. Potrei smontarlo, però anche vero che poi se ci possiamo fare due fucili a pompa non è male. Vabbè, raga, non lo so. Vabbè, tanto devo... Aspetta, mangio un po' di roba così almeno, raga, mi svuoto l'inventario. Allora, mangio le uova. Perfetto. Tanto ne ho bisogno di mangiare. E bevo il tè rosso che ho comprato prima. Perfetto. Ok, allora prendo la pistola, poi prendo... Minchia, quanti colpi! 25 colpi. Poi ragazzi, posso lasciare qui, diciamo, la colla, che tanto non me ne faccio un bel niente, perché no, tanto ne ho anche a casa un po'. E prendo questo e mollo anche, ragazzi, il mio arco. Sì, che tanto, ragazzi, ho quello di livello più alto, quindi sti cazzi. E prendo questo qua. Poi posso mollare l'ultima cosa. Cosa posso mollare? Non lo so. Posso mangiare la torta? Mangio la torta. Direi che posso mangiare la torta, ragazzi. Così mi sazio un po'. 85%, ottimo. E mi curo anche. E raga, mi prendo questo qua. Perfetto. Raga, possiamo tornare al rifugio e possiamo concludere qua questo episodio, direi. Tu che ne dici, bro? Sì, sono già a casa, inventario. Perfetto, sto arrivando. Faccio secco sto zombie e arrivo. Ciao bello. Bam! 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 No, no, sto entrando, sto entrando. Come c'è un'orda? Come c'è un'orda, bro? Ok, raga, corro a casa perché Mox ha bisogno d'aiuto. Ma ci sono tanti? 25, ne conto. 25? Ma che cazzo stai di, veramente? No. Dai, seriamente, quanti cazzo sono? 4 Ok, arrivo. Vabbè, orda, 3 o 4 orda, bro. Eh? Un'orda è 20 zombie, non 4. Facciamo un numero. Arrivo. Ti vedo. Eccomi qua. Bastardi, lasciate stare la mia, il mio rifugio. Tardo schifoso. Non vuoi morire, eh? Sei morto. Perfetto, sei morto. Perfetto. Abbiamo rispinti. Ok ragazzi, cuocio la carne che abbiamo trovato prima uccidendo il cervo. Allora, quindi accendiamo il fuoco e cuociamo la carne. Anzi, quasi quasi me la faccio così. Ok raga, per questo episodio direi che è tutto. Raga, è stato un episodio veramente intenso. Quindi raga, lasciate un bel pollice in su. Iscrivetevi, commentate ragazzi, ancora che entrano qua, dannazione. Non ci vogliono far concludere, raga, l'episodio proprio mai nella vita. Brutto idiota, come osi. Bam, bam, bam. Ok. Bam.
Quindi ragazzi, iscrivetevi, commentate. Dall'Alex e da Marx è tutto, e alla prossima. Ciao ragazzi.